Oggi parliamo di teatro e lo facciamo dal Teatro Gioiello di Torino per Un borghese piccolo piccolo. Chi è Giovanni, signor da Porto? Non lo so, non... Amnesia. Allora vediamo se il regista ci aiuta, se no poi suggerisco. Facciamo come a scuola, suggerisco cosa io. Cosa vuol dire oggi parliamo di teatro? Ti vedo, parli solo di teatro. E meno male, no? Appunto. Dico. Promuoviamo il teatro italiano. Giovanni. È tornata alla memoria, eh. No, Giovanni. Giovanni è il protagonista. Ma no. E sono io. Mi fa piacere. Giovanni è un borghese piccolo piccolo. Ma perché dobbiamo raccontare la favola di questo spettacolo quando è meglio che il pubblico venga a vederlo? Ossia, non è una storia difficile, no? No. È una storia semplice. È proprio la semplicità di questa storia che fa diventare questo spettacolo una produzione vincente, teatralmente parlando. Oltretutto la scena è minimalista, l'avrebbe pagata chiunque, perciò è la felicità del nostro produttore, che si chiama Mezza Soma, nel senso che se fosse stato solo Soma sarebbe stato molto più ricco lo spettacolo, invece essendo mezza è meno ricco. Però sono tutti ingredienti e tutti elementi di questo spettacolo che sono molto accattivanti nei confronti del pubblico, perché non soltanto la storia è semplice, anche la scena è semplice. Io sono semplice. Sì, a parole sembra tutto facile. No, è così. Lui è regista, io ho detto quello che dovevo dire. Diciamo qualcosa, dai. È un uomo che è pronto a tutto per favorire la carriera di suo figlio, chiamiamola carriera, insomma è soltanto un posto ministeriale, ed è talmente pronto a tutto che entra a far parte della massoneria, insomma, ma è un massone di un'ignoranza massonica, ecco, diciamo. E allora tutti elementi che piacciono al pubblico. Potrei andare avanti a lungo, sai? Ma no. Potrei andare avanti a lungo, ma non voglio togliere la parola al regista che oltretutto ha fatto la riduzione e la dottoressa. Allora torturo il regista? Parto col regista? Dice, vado dal regista. Allora, so che quando ha letto il libro ha fatto la richiesta a Cerami, che poi è mancato prematuramente, ed è stato bello che poi invece la famiglia gli ha concesso questa possibilità di fare questa grande regia. Sì. Vuol dire che non è mancato dal momento che gli hanno proposto, non gli è preso un coccolone perché lui si è proposto di fare l'adattamento, è mancato molto dopo. Sì, non è stata la causa, certo. Sì, mi ha fatto molto piacere perché comunque ovviamente tutti conoscono il film, no? Da cui è stato tratto il libro, e pochi conoscono il libro, che ha delle divergenze anche narrative fondamentali. Io ho voluto attenermi al libro perché era più facile da adattare a una storia teatrale, e già nell'adattamento ho studiato questa semplicità, perché secondo me la storia è così imponente che non serviva una scena altrettanto ridondante per descriverla, ma bastavano dei piccoli oggetti che servissero come giocattoli agli attori. Susanna, che interpreta Amalia Vivaldi, quindi la mamma, ha come suo giocattolo la televisione, no? Il frigo. Poi il telefono è tutto necessario, quello che si muove all'interno della storia. C'è la scena della pesca all'inizio con un retino, e diciamo il motivo fondamentale che mi ha spinto comunque a voler raccontare questa storia, lo dico, perché lo trovo uno spaccato estremamente attuale anche antropologicamente di quello che è la nostra società italiana nei confronti del paese, della democrazia, cioè l'ossessione di sistemare la propria famiglia, il proprio figlio, quindi se stessi, va a discapito spesso di una democrazia, di un'uguaglianza dei diritti sociali, proprio contro tutto. Un padre che è così ossessionato dal garantire il futuro al figlio che si iscrive alla massoneria, c'è qualcosa anche di comico in tutto questo, nello spettacolo ci sarà, finché poi invece, e questa è la poesia di Cerami, c'è qualcosa che è al di là della vita,
che è un evento scatenante, una casualità, una violenza improvvisa di un colpo che parte, e da lì tutti i nostri progetti strategici di calcolo sull'esistenza per garantirci un futuro se ne vanno in frantumi. E questo è il nodo più attuale. Come dire, tutta questa, oggi leggevo del candidato giovane in Sicilia, voglio dire, questa ossessione dell'essere al di sopra della legge, poi, per un essere umano che nella vita ha una finitezza, cosa comporta? È un gesto così coraggioso? Ci scalda così tanto questa ossessione corruttiva? O ci garantisce sicuramente un'autodistruzione? Ecco, è questo che lascia lo spettacolo, avendo anche dei toni comici. La mediocrità in questo caso diventa più importante della corruzione? Dice, a proposito di mediocrità, fa leggere il regista perché sul testo non c'è, di mediocrità ce n'è tanta, il talento è raro, perciò la corruzione è l'arma della mediocrità che abbonda. No, giustamente, dice Balzac, quindi è una frase che ha fatto mettere, è necessaria alla mediocrità appunto la raccomandazione per raggiungere degli obiettivi che diversamente, e che quindi sono immeritati, perché non li meriterebbero questi obiettivi. È molto attuale il testo di Cerami. Io posso raccontare la storia dal punto di vista del personaggio. Io sono un capufficio dove c'ho come sottoposto un Giovanni Vivaldi interpretato da, è vero, semplicissimo ma grandissimo, Massimo D'Apporto. Viene da me e mi chiede cosa posso fare per aiutare il figlio ad entrare al ministero, e io gli propongo di entrare in questa organizzazione segreta che è la massoneria. Quindi lo iniziamo, poi riusciamo a fargli avere il compito che potrebbe fare entrare, anzi che farebbe entrare il figlio di sicuro al ministero nel concorso che deve fare. Quando, mentre vanno al ministero, gli capita purtroppo che due pistolettate così sparate da uno sprovveduto, interpretato da questo giovane che c'ho a fianco, ammazzano il figlio, e da lì si spalancano le porte dell'inferno per Giovanni Vivaldi, anche per la moglie, una famiglia distrutta. È una storia comunque talmente attuale, scritta negli anni 70, poteva essere anche un po' così politica, poteva sembrare, ma non lo è, perché ragiona dell'essere umano in assoluto. Un borghese piccolo piccolo, è una storia divertente, toccantissima, venitela a vedere, che vale la pena vederla. È contento, signor D'Apporto, che ogni volta gli passo il microfono di fronte. Che mamma è questa mamma? Una mamma chioccia, una mamma che ancora forse è troppo il cordone ombelicale attaccato al figlio, il fatto si ribella nei confronti del marito quando viene a sapere che vuole corrompere il ministero? Ma non credo proprio. È semplicemente un personaggio femminile incapsulato nella sua, nel suo essere mamma, ma come ce ne sono tantissime, non è particolarmente arguta, è sveglia ma non è arguta, è molto, diciamo così, Cerami la descrive, ogni tanto riemergeva dal brodo di scetticismo in cui viveva, quindi è una donna scettica, disillusa, non crede molto, di quelle che sono così realistiche, che non credono ai sogni, quindi è un personaggio abbastanza triste, tutto sommato, dal mio punto di vista. Ma questa cosa dell'incapsulato mi dà l'idea, la scena è fatta così, cioè incapsula i vari personaggi nei vari luoghi, e sono luoghi non comunicanti tra loro, quindi è abbastanza, sono tutte solitudini che in qualche modo stanno insieme, ma sono tutti soli. Signor D'Apporto, io la ringrazio, intanto ringrazio il regista, grazie. Ringrazio appunto anche gli altri attori che hanno già parlato con noi, ci fermiamo un attimino ancora con il figlio e colui che compie l'omicidio, grazie tante. Grazie a voi, grazie. Com'è questo figlio? Cioè, non ha voglia di studiare, non si impegna, cioè come mai ha bisogno di una raccomandazione? Beh, in realtà lui non è che non abbia voglia di studiare, lui si impegna e studia tanto, il punto è che
probabilmente almeno nella nostra soluzione di spettacolo, anche se ci prova, non riesce come tanti bravi che si impegnano, ma quindi ha bisogno, diciamo, di una marcia in più, che in questo caso è rappresentata dalla raccomandazione. Poi nel mio caso personale, che mi trovo a interpretare questo personaggio, penso che sia messo molto sotto pressione dal padre, che vuole a tutti i costi questa scalata sociale. Lui è il cattivo, lui è colui che per sbaglio mi ammazzi Matteo. Esatto, e la figura di questo manifestante, definito anche come assassino, in realtà è proprio questa figura di questo ragazzo che durante una manifestazione fa partire questo colpo dalla pistola, e questo colpo uccide il povero Mario Vivaldi, che non riesce a così portare a termine i suoi scopi, e soprattutto gli scopi paterni. E dopodiché succede che la figura di, appunto, Giovanni decide di farsi giustizia da solo, vendicandosi su di me. Insomma, diciamo che non specifichiamo tutto, ma non fai una bella fine. Esatto, non faccio una bella fine, anzi faccio una fine bruttissima, però insomma, motivo in più per venire a vedere. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web, da donnaingamba.com, e i telespettatori di GRP.